Ciao Bethesda.it, il giardino segreto di Mark Manden, di cui ultimamente ho visto e ammirato, non l'avevo vista, Utopia, la serie che per me era solo citata da Sidney Sibilia continuamente come riferimento cromatico per Smetto Quando Voglio. Utopia, serie inglese, l'originale, vista da me e apprezzata molto in relazione alla versione americana di Gillian Flynn. Ok, Mark Manden. E poi The Third Day, altra serie televisiva molto interessante sulla Brexit, un isolotto stranissimo in cui accadono cose strane collegate al folk horror, vai lì, tradizioni ancestrali, però anche paure moderne, soprattutto che ti fanno fuori, un uomo e una donna, va bene, forse un marito e una moglie. Jude Law e Naomi Harris, The Third Day, ancora una serie dai creatori di Utopia, Mark Manden alla regia. Questo è il giardino segreto di Mark Manden. Per il cinema, anche se esce in piattaforma Amazon, da romanzo di Francis Hodgson Burnett, che ha generato tanti adattamenti, uno anche prodotto da Francis Ford Coppola nel 1993 con Agnieszka Holland alla regia e Caroline Thompson alla sceneggiatura. Ho ricordato un Black Beauty sceneggiato da Caroline Thompson, ok. E adesso, che cosa succede con questo giardino segreto? Forse siete appassionati anche della versione vecchia del 49, quella con Dean Stockwell che fa Colin. Dean Stockwell chi è? Ma come chi è? È Ben, sei soave, gli dice Frank in velluto blu. È Ben in velluto blu, Dean Stockwell. Vabbè, è quello dei Quantum Leap pure. Grande, grandissimo. È quello di Una vedova allegra ma non troppo di Jonathan Demme, per cui fu nominato all'Oscar. Vabbè, Dean Stockwell, grandissimo attore, era bimbo Dean Stockwell in quel film del 1949, era un giardino segreto. La storia è sempre la stessa, anche se in questo caso viene portata più avanti in questa versione di Mark Manden, 1947, ambientato. C'è Mary che stava in India con i genitori quando l'India era una colonia inglese, l'India si sta rendendo indipendente e Mary ha perso i genitori. L'inizio è doloroso ma molto molto anche glamour, è molto bella, è molto brava la bimba che fa Mary, si chiama no, questo è l'altro, si chiama Dixie Edgerix ed è, devo dire, una giovane attrice di cui sentiremo parlare. Lei è Mary, è senza genitori, è senza India, è senza colonia, è senza tutto ciò che era la sua vita precedente, deve tornare in Inghilterra e va dallo zio che è un tristone con la gobba che vive in brughiera in un maniero in mezzo ai bifolchi dello Yorkshire, va bene, Mistletwhite. Non è un maniero, è una tenuta, dice la governante, rigidissima. La bimba sta in questo posto tristissimo. Colin Firth è lo zio. E lei ha il ricordo della madre, molto, diciamo, labile. È anche molto arrabbiata. Il film è buono perché lei è molto molto incazzata all'inizio del film e quindi è anche dura da osservare per noi spettatori, però a un certo punto il film migliora nettamente e diventa più morbido quando si ammorbidisce anche Mary, che fa amicizia in un posto assurdo della tenuta, non è un maniero, è una tenuta di Mistletwhite, ed è un giardino segreto pieno di ortensie. C'è l'iperico, ci stanno i viticci, c'è una specie di tetto di viticci che è bellissimo da vedere, abbastanza ipnotico, che è subito dopo questa porta. Lei trova una chiave e trova questo giardino segreto, ma proprio rigoglioso, e lei diventa orgogliosa del giardino rigoglioso, ci va spesso e a un certo punto il fiume incontra un contadinello che ovviamente nel romanzo della Burnett è un contadinello dello Yorkshire e invece qui diventa lo splendido Amir Wilson di origini sudanesi, giovane attore di origini sudanesi che fa Deacon, si chiama sempre Deacon, però insomma ha sta bellissima pelle mulatta. D'altronde sta diventando ormai come La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, che ho molto apprezzato appunto, cioè Non hai nemmeno più bisogno di giustificare la presenza di corpi diversi rispetto a quelli classici vittoriani bianchicci come me, e voilà, c'è questo Deacon
che è un po' cioè non è scritto benissimo il personaggio, ma è molto, molto bello l'attore, molto simpatico. Diciamo che Mark Manden è molto attento alla visione e sono, devo dire, bellissime e sgargianti, sia la nostra Dixie, sia il nostro Amir Wilson. Poi arriva anche Colin, ma chi è quello che si lamenta? Ma che c'è un fantasma, c'è uno spettro, sentiamo un lamento continuo? No, è il cugino che Mary non pensava di avere, che sta in questa casa tristissima, e che si lamenta, che è immobilizzato e che è il figlio di questo padre, con la gobba, interpretato da Colin Firth. Non puoi mettere Colin Firth, che è uno degli attori più amabili del mondo e più simpatici del mondo, non lo puoi mettere in questo tipo di ruolo perché non è particolarmente credibile. Già vedere Colin Firth che va in giro con la gobba è difficile per gli occhi, non è un attore che puoi, secondo me, inserire in un casting in questo tipo di ruolo. La storia probabilmente la conoscete, c'è anche uno Yorkshire Terrier, il cane che cambia nome, va bene, e c'è Mary che fa amicizia con Deacon e poi fanno amicizia entrambi con Colin. Colin è immobilizzato e allora bisognerà capire se in questo giardino segreto, oltre a queste piante, questi viticci stupendi, soprattutto quello iniziale che vi ripeto è io vorrei passare la vita là sotto, bisogna capire se è anche ha il potere di guarire, l'anima e il fisico questo giardino. Perché? Perché accade, e lì devo dire il film diventa. Allora, intanto il giardino è molto rigoglioso, però a volte c'è un'effettistica in CGI, secondo me, eccessiva. Per esempio, c'è un momento in cui loro stanno uscendo dal giardino e ci sono queste foglie gigantesche che si appassiscono tutte insieme, su di loro con una calma anche che mi ha inquietato. E non c'è, quando io non vedo reazione nel personaggio protagonista di fronte a un effetto speciale così forte, quando io non vedo una reazione che poi diventa azione drammaturgica, mi preoccupo e perdo connessione con il test e penso che sia un errore cinematografico e grammaticale, diciamo. Accade in una scena, poi non accade in tante altre scene, però, a volte Manden e il suo reparto, VFX esagerano. Esagerano e creano, secondo me, uno spettacolo troppo squilibrato sul fronte effettistico e dove non c'è poi reazione da parte dei personaggi. L'effetto speciale diventa troppo più grande rispetto al personaggio e questo secondo me non deve mai accadere all'interno di un prodotto audiovisivo, soprattutto fantasy. Ci sta il soprannaturale? E beh, Mary comincia ad avere dei ricordi e comincia ad avere dei ricordi della madre, quella madre che lei in un certo senso odiava, anche se non se lo poteva dire, che l'aveva abbandonata. E allora il film diventa molto interessante perché cominciamo a capire meglio che cosa è successo in questa famiglia. Devo dire che la storia è splendida. Il romanzo della Burnett è meraviglioso, non ci avrebbero fatto tutti questi adattamenti. C'era pure un adattamento inglese che non ho visto, dell'87 per la TV con Colin Firth, che però qua torna nel ruolo dello zio. Lì invece faceva il giovane, il Colin che diventava un po' più grandicello. Magia, segreti, lei, ecco, sono i tre cardini, diciamo, di questa storia. Siamo noi a dover imparare dai figli. Rose rampicanti, edere, ma soprattutto l'idea che Mary entri in connessione con un qualcosa, un albero, una giovinezza. Ecco, allora mi è piaciuto molto del film di Mark Manden, di questo giardino segreto, mi sono molto piaciute le scene dei tre. Sono scelti, devo dire, mentre Colin Firth secondo me non è scelto bene, e invece i tre ragazzini, diciamo anche come si chiama quello che fa Colin, Idan Hayhurst. Beh, insomma, Idan, Amir e Dixie sono fantastici e mi piace moltissimo quando cominciano a immaginare il loro mondo, la loro vita, un modo di essere. Mi ha ricordato, sapete che cosa? Creature del cielo di Peter Jackson. Me l'ha ricordato molto nel momento in cui, il giovane adolescente, che ha problemi, nella sua vita singola, trova conforto nel correre in mezzo alla natura, con un amico o con un'amica, nel caso di Creature del Cielo, poi finisce male quella storia, però
Però insomma, me l'ha ricordato moltissimo queste corse impetuose, questa camera a mano di Mark Mandon che li segue e questa fantasia che ha veramente un grande potere terapeutico perché poi ha a che fare con i nostri traumi, con i nostri dolori, con i nostri genitori. E quindi devo dire che il film cresce nettamente. Quindi se riuscirete a che non sono tante, diciamo, passar sopra questi momenti di eccessiva effettistica speciale in CGI del giardino segreto, tutte queste piante, tutte queste cose, secondo me il film vi piacerà, perché i tre ragazzini sono molto interessanti e anche Colin Firth, che non si vede tanto, passa in secondo piano sul fatto che io il ruolo dello zio, diciamo, non lo vedo particolarmente adatto a lui. Ciao Bettesti, il giardino segreto di Mark Manden, un'altra variazione, un altro adattamento rispetto al romanzo di Frances Hodgson Burnett che vi invoglia assolutamente di rileggere dopo aver visto questo buon fantasy per bimbi, ma non solo. Ciao Bettesti!